Ciao Ernesto, grazie di aver accettato questa chiacchierata amichevole con me. No, ci mancherebbe, è un piacere. Il progetto, come ti avevo accennato, è dedicato al personale sanitario, un po' un modo di ringraziare un po' tutti insieme per quello che hanno fatto e stanno facendo contro il Covid in prima linea, schierati in prima linea per questa pandemia. Io prima di chiederti qualche altra cosa, volevo sapere qualcosa di qualche tua passione, a prescindere dal lavoro. Ernesto, che passione ha? La mia passione è il calcio, naturalmente seguo tutte le partite, però senza non sono un malato, sono un tifoso, ho Sky praticamente, seguo le partite. Non sono stato allo stadio pochissime volte nella mia vita e niente, ho sempre seguito il calcio da quando è uscito Sky, ho sempre seguito. Prima c'era pure Stream, non so se ti Come ricordi. no? Tele più, no? Tele più, esatto, e quindi io sono, infatti sono un cliente di questa gente, si prendono i miei soldi quindi questo diciamo è il mio. Poi è chiaro, amo il teatro, insomma, quando era possibile, fino a poco tempo fa, andavo sempre a teatro quando non lavoravo. Il cinema lo coltivo sempre perché pure mi piace il cinema. Io mi piace molto il cinema italiano, insomma, che se ne dica. Ernesto, quando ci hanno detto che eravamo in lockdown, quando ci hanno detto che non potevamo più uscire, come hai vissuto quel periodo? Che emotività, come ti ha preso questa cosa? Ma ti dirò, sono stati dei momenti bellissimi dove si è raccolta la famiglia. Che noi stiamo perdendo un po' il senso della famiglia, no? E quindi è stata una cosa bella ritrovarsi, inventarsi i dolci in casa, come passare il tempo, hai capito? Ho vissuto di più con mia moglie, era bello stare insieme, cioè ho riscoperto quello che ho vissuto quando ero ragazzo, quando ero giovane, quando non c'era la televisione, quando non c'era, capito? Il computer, Sì, la sì, roba sì. qua. Insomma, certo, la ragione, la motivazione per cui ci trovavamo in quelle condizioni non era bella assolutamente. Però non è che abbia sofferto il lockdown, ho soltanto sofferto per, come tutti i miei colleghi, l'attore, che faccio l'attore, abbiamo sofferto, stiamo soffrendo perché il teatro ha chiuso, il cinema si è fermato, quindi abbiamo avuto questo blackout lavorativo. Ma sofferenza come persona, no, io non l'ho vissuta bene, insomma, benissimo. Io porto magari una tesi che magari possiamo condividere, perché stai dicendo una cosa molto bella, molto positiva. Tutti ho sentito dire è passato un anno, abbiamo perso un anno. Io penso invece che se uno non vive quello che fa, il proprio momento, lo perde. Ma tu, come mi stai raccontando, anzi, purtroppo, come dicevi prima, a prescindere dal dolore che ha portato a tante persone e quant'altro, però abbiamo avuto anche l'opportunità di ritornare in maniera, ecco, eravamo costretti, dovevamo essere obbligati a recuperare un po' di umanizzazione, no? Un po' stare insieme. Tu hai parlato di cucinare Ma insieme. No, no, sì, è quello sì. volevo Lo intendere. stare nella casa, il calore. Corriamo sempre, Comunque no? una cosa. Come? Detto corriamo Ci sempre, blocchiamo lì. sì, corriamo sempre, abbiamo sempre qualcosa da fare, non ci fermiamo mai, no? Bravo, bravo, bravo. Solamente che io ho una delusione. Quando è scoppiata sta pandemia, pensai, perché io sono un buon tempone, penso sempre bene, dissi: è il momento che ci vorremmo più bene tutti quanti, veramente saremmo tutti fratelli, come si è sempre detto, no? E invece, caro mio, è durato pochissimo, perché mo sto vedendo che la gente è diventata più fedente di prima. Più cattiva, più aggressiva. Cattiva, aggressiva, cioè, poi lì, queste mascherine, questi Novax. Uno schifo totale, no? Le mascherine a terra, queste rivolte che fanno, perché io attribuisco sempre queste cose che il popolo le fa perché abbiamo un momento politico
disastroso. Buio. Per cui un pesce fetta la capa, e quindi lo sappiamo benissimo, quando un cretino in televisione vede un altro cretino che dice no, ma è tutta una finzione, non è vero niente, ma che ci vogliamo aspettare, capito? E i morti che abbiamo avuto fino adesso è tutta una favola, è tutta un'invenzione. Io i Novax mi devi credere proprio, posso usare un termine, me lo lasci passare. Puoi dire quello che vuoi. Io i Novax li schifo proprio. Assolutamente, anche perché senza i famosi vaccini, sai quanti sarebbero morti in passato di tante malattie? E oggi è facile prendere, come dire, voglio dire la mia, io penso questo. È una bella riflessione, perché questa cosa qui dovrebbe un attimo far capire anche che questi medici, no, questi operatori sanitari, perché noi parliamo dei medici, ma infermieri, barellieri, volontari, 118. Gente impagabile. Stanno pagando anche con la vita. Un medico mi raccontava di un suo collega infettivologo dell'ospedale di Avellino, che purtroppo è morto facendo il suo lavoro. Lui era un infettivologo, perché evidentemente qualche occasione, cioè voglio dire, loro stanno lì e li ritroviamo lì quando noi abbiamo bisogno, perché noi oggi stiamo focalizzando questo argomento, ma il 31 dicembre di 5 anni fa, dove noi festeggiavamo il Capodanno con il brindisi eccetera, allora comunque c'era qualcuno di turno, e se qualcuno di noi gli veniva il mal di testa li trovava di turno sempre il 24 dicembre. Cioè, chi fa quel lavoro non è un lavoro che passa in secondo piano, è un lavoro importante, come tutti i lavori, ma in questo caso noi lo stiamo sensibilizzando perché è così. Ernesto, tu hai avuto qualche occasione di persone che conosci, amici, qualcuno col Covid, come l'hai vissuta? Se conosci, hai avuto un contatto diretto col Covid, con qualcuno? Sì, c'è stata una famiglia che appartengono al ramo del marito di mia figlia, e hanno avuto tutti, erano quattro di loro, hanno avuto tutti il Covid, se la sono cavata benissimo, per grazie di Dio, e quindi sì, questo è un caso che mi ha toccato da vicino. Per fortuna e per grazia di Dio, morti che io, amici stretti, non ho avuto, per grazia di Dio non ho avuto questo dispiacere. Però ti ripeto, insomma, per quanto riguarda la malattia, che poi è stata risolta in modo brillante, sì, con questi amici di cui ti ho parlato prima, insomma. Anche perché la prima fase sembrava che fosse tutto lontano, si parlava di questo Covid più che altro al nord, noi siamo stati un po' in qualche modo risparmiati, no? E poi adesso invece sappiamo che, non so, nel palazzo di fronte c'è qualcuno che ce l'ha, qualche amico che si è dichiarato su Facebook dicendo: attenzione, se avete avuto contatti, non ricordo con chi li ha avuti contatti, e quindi si è avvicinati e abbiamo preso anche più coscienza. Tu hai detto una cosa bella prima, perché io forse come te sono un sognatore, tu dici un buon tempone, io immagino sempre il bello prima del brutto delle cose, delle persone, perché credo che rischiare tante delusioni per poi trovare una bella persona mi ripaga, però è faticoso. Però credo che questa cosa qua, io credo sempre che dovrebbe aiutarci, però come mi dicono tutti, cioè guarda che l'essere umano purtroppo appena c'ha l'occasione poi ritornerà a dare per scontato tutto, è tutto normale, l'aggressività è aumentata e quant'altro. E adesso ti faccio una domanda forse ovvia, però la domanda la faccio un po' a tutti. Se domani mattina ti dicono guarda che non c'è più niente, il Covid, puoi fare quello che vuoi, qual è la prima cosa che ti viene in mente, che proprio dici non vedo l'ora, so, di viaggiare, di recitare in un film, andare a teatro, qual è la prima emozione che vuoi provare? Sì, è proprio questo, ritornare ad una vita al teatro. Il teatro mi manca sia come e sia come attore, ed è una grave mancanza, perché poi intorno al teatro ci stanno tante cose. Per esempio ti dico un episodio, un esempio a caso, no? Io e mia moglie ogni martedì andavamo al Teatro Bellini, in quanto io ho lavorato al Teatro Bellini 15 anni, per cui loro mi invitano a tutte le prime
mi vogliono bene, insomma, i ragazzi, i fratelli Russo, e quindi c'era questo rito tra me e mia moglie, che andavamo, uscivamo un'oretta prima, andavamo a fare la pizza di fronte a Dellino, poi andavamo a teatro, il caffè, e poi ritornavamo, insomma, che avevamo visto qualcosa di bello, con un po' di, con un bagaglio di cultura in più, perché il teatro è cultura, insomma, ecco. È bellissimo, è bellissimo. Ti faccio un'ultima, questa è una domanda di curiosità: se avessi potuto recitare in un film del passato, in quale film avresti potuto recitare? Uno, due, quelli che ti vengono in mente. Tu hai parlato del cinema italiano, dell'amore che hai per il cinema italiano. Ma guarda, io avrei voluto recitare sicuramente con Anna Magnani, o quantomeno avrei voluto conoscerla. Perché Anna Magnani e Gian Maria Volonté per me sono attori irraggiungibili. Bellissimo. Oggi ci sono tanti attori che io rispetto, per l'amor di Dio, però per arrivare a quei livelli non c'è nessuno. Oggi abbiamo gli attori, abbiamo oggi l'arte dell'attore si è un po' quella medica, no? Un specialista del cuore, lo specialista della pancia, della fiction. E invece non è così. L'attore è uno, l'attore è uno strumento, che chi mi suona quelle sono le note che deve cacciare, per cui io ho sempre rifiutato quando dicono, e mi arrabbio quando dicono, chi è un attore comico? No, hanno fatto i comici perché probabilmente non sapevano fare altro e poi hanno trovato il terreno fertile, che poi in Italia quanto è fatto negli anni passati ancora, però non è che quelli sono attori specializzati, perché sono marchette, insomma. L'attore fa tutto. Qualche marchetto l'ho fatta pure io, per carità, ma proprio perché sono un attore. A me chi mi chiama mi chiama. Io mi vanto che nella mia vita ho fatto tutto i generi di spettacolo, di teatro, di cinema, tutto, ho fatto tutto. Sperimentato anche. Io ho lavorato con tutti e sono un uomo fortunato, perché sono tutte esperienze positivissime. Ernesto, io voglio ringraziarti, perché sei sempre stata una persona che si è sempre messa, tutte le volte che ti ho scocciato sei sempre stato disponibile, ma hai un'educazione e una cosa anche quando mi scrivi, che sei veramente uno dei pazzeschi, sei un'educazione di una signorilità che veramente ne conosco pochi, così. Quindi voglio ringraziarti la disponibilità e lascio a te i saluti finali. Io ti l'opportunità. Sei una bella persona e io, quando ho a che fare con le belle persone, mi completo, perché oggi innanzitutto è raro trovare persone che belle dentro e fuori, che poi è quello che ci interessa, è quello di dentro. Lo lasciamo agli altri. Ma, e quindi io vado a caccia di persone belle, e quando le trovo cerco di guardarmele, sai come, e quando c'è un oggetto prezioso, un'amicizia, devi mettere in uno scrigno, la devi trattare bene, la devi amare, perché oggi è difficile trovare belle persone. Io ti ringrazio che mi hai dato questa opportunità, sono sempre a tua disposizione, voglio augurare a tutti coloro che sentiranno questa intervista, speriamo di uscire al più presto da questo vicolo cieco. Ce ne vuole ancora un pochino, perché da qui a che ci vaccineremo tutti quanti ci vuole ancora un po' di tempo, però aiuto le distanze, usiamo le mascherine e non facciamo le cose che non dobbiamo fare. Sono piccoli consigli, e soprattutto sto trovando le strade piene di mascherine a terra, niente di meno, che inquinano terribilmente. Non so quanti anni ci vuole per smaltire l'inquinamento di una mascherina. La mascherina va nell'indifferenziata, no a terra. Chi la butta a terra è lui una munnezza. Grazie mille Ernesto, ti auguro veramente una bellissima giornata. Grazie ancora.